Il piacere del buon gusto, gli aggiornamenti di Terre, Sapori e Vini, ben ritrovati con noi. Allora, tornare in provincia di Bergamo, sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo. Amici cari, siamo a Riva di Solto, ma soprattutto tornare ad incontrare gli amici e i colleghi. Renato Rovetta. Carissimo, allora, grazie per averci invitato, ma lasciami fare la figura di quello che nulla sa, come si suol dire. Perché siamo tornati qui a Riva di Solto? Perché per il quarto anno consecutivo siamo entrati di prepotenza in questa location splendida, una cornice secondo me interessantissima e molto bella, piacevole, un po' fantastica, un po' romantica, che è questa di Riva di Solto, in questo caffè del porto, e abbiamo avuto la possibilità di presentare qualcosa come 53 etichette nazionali, non soltanto i rosati, i rosé, i chiaretti, ma anche rosati e rosé che vengono da tutta Italia, quindi dalla Sicilia fino al Piemonte. Stiamo parlando di 50 etichette, stiamo raggiungendo un vero crogiolo di cultura del vino. Sì. Esattamente, una cultura del vino che raggiunge, come dicevo prima, tutta l'Italia e mi fa molto piacere presentare ad esempio vini siciliani, rosati pugliesi, rosati lombardi, rosé che vengono da ogni ovunque e cantine che mi hanno dato comunque fiducia per questa presentazione e la serata si sta aprendo, quindi sicuramente avremo la possibilità di far conoscere un po' della nostra cultura a tutti quanti. Allora, una cosa importante, rosé ma non solo, tu hai coinvolto 50 realtà produttive in un momento estivo, in un momento molto bello, in una location particolare, devo dire che c'è un pubblico mirato, un pubblico colto, un pubblico preparato. Dopo tanti anni che parliamo di vino, qualche risultato lo abbiamo ottenuto. Sì, assolutamente sì, Fabrizio. Guarda, io sono molto contento perché gli amici che sono venuti a trovarci hanno già delle cantine loro preferite e se non le hanno si affidano a quelle che sono le nostre osservazioni, quindi le nostre proposte. Permettimi di farti una domanda, tu sei un esperto del settore, ecco, il vino rosé, quel vino che ha avuto, diciamo, la sua nascita, i suoi momenti iniziali in Puglia, ma che poi si è evoluto in tante regioni, è il suo momento. Sì, io ho degli amici fantastici, dei produttori che mi hanno coinvolto con le loro produzioni, mi hanno inviato i loro campioni, i loro vini, io sono ben felice di farli conoscere, tenendo presente che dietro la Puglia poi si è sviluppato tutto un mercato e una serie di produzioni che vanno dal Chiaretto Bardolino sino al Chiaretto Valtenesi, che sono due grandi rappresentanti dei nostri rosati qui da noi, ma soprattutto rosati che comunque ci danno la possibilità di capire cosa vuol dire cultura del rosé. Che momento sta vivendo questa provincia dal punto di vista enologico? Dal punto di vista enologico molto bene, dal punto di vista enologico rosé, posso sottolineare cantine che si sono ormai evolute nella consacrazione del Franconia, nostro grande autoctono, e che ci regala sensazioni positive anche dalla parte di Bergamo. Renato caro, io ti abbraccio affettuosamente, ti ringrazio per l'invito. Con i vini abbiamo anche assaggiato delle stuzzicherie, finger food del Guelfo Negar. Guelfo Negar di Cristian Negrinotti, che è il patron di questo ristorante che ci dà la possibilità di assaggiare queste tipicità. E anche di questo locale Pietro Marcellino ci ha fatto vedere qualche scorcio. Rimanete sempre con gli aggiornamenti di Terre, Sapori e Vini, dalla bella Italia, dal piacere del buon gusto, con tante cose buone e belle. Grazie.